signor Sheffield. Le cambio il nastro della macchina da scrivere? Ma dov'è che non la vedo? Credo in soffitta, con i manifesti di Gianni e Pinotto. Ci vediamo. No, Francesca, aspetti. Sì? Stavo valutando un'idea. Oh, ma adesso solo per un suggerimento? Mi ha sempre fatto arrabbiare mio padre per la totale mancanza di rispetto dei sentimenti altrui. Lui pensa solo a godersi la sua vita. E non sbaglio a dire che sbaglia lui. Io penso che forse qualche ragione ce l'avrà. Io, che sono un maschio, ho i naturali istinti di un maschio. Guardi, questa è una buona notizia, perché quest'idea la sto valutando anch'io. Io ho un problema. Anche noi, e lo stiamo risolvendo. Va a risolverlo. No. Io studio danza classica e se tu non sei d'accordo non mi interessa. Mi piace e continuerò a farlo. Certo, devi farlo ciò che ti piace. Tu puoi anche chiamare la scuola e dare ordini che mi tolgano, ma io non mollerò mai. Io trovo che hai ragione. E non cerchi nemmeno di raddrizzarmi. Mi permetti di fare la ballerina? È fortunato ad avere intorno tutte persone che gli fanno fare ciò che vuole. Ah, lo guardi, vede che grosso sedere gli fa la calzamaglia. Dunque mi diceva che lei è un maschio, e che altro dice? Questo, che non posso non accettare che mio padre si è innamorato della sua segretaria. E che sua sorella ha sposato l'autista, no? E che mio nonno ha sposato la governante. E vuol rompere la tradizione? No, non ci penso neanche. Aspetti, manca ancora qualcosa. Cioè, cosa? Ah, questo. E tu che ci fai qui? Sto vedendo di prendermi la spider bianca della signorina Babcock. Siamo in partenza per Saint-Tropez. E siamo qui per salutarvi. Ehi, però... Beh. Oh. Guarda, hai un posto in arrivo sulla nautica. Papà, sono contento che siate qua. Io, sai, credo di dovermi scusare. Guardi, non è giusto fargli perdere tempo. Hanno un mucchio di fusi orari da qui a Saint-Tropez. Certo, è meglio certo. Che vadano in fretta. No, un momento solo, Francesca. Devo dire una cosa a mio padre. Oh, allora gliela dica. Papà, credo di aver avuto torto nel giudicarti. E questo è uno stupendo felice viaggio. Oh, siamo rovinati! Abbiamo perso i $25,000 investiti su suo consiglio! Guardi, spesso si vince, a volte no. Fortuna che ha perso solo quelli. Ma erano tutti quanti là i nostri risparmi! Oh, via, la smetta! No, lei ci ha detto che avremmo triplicato i nostri soldi! No, ma zia, non ti ha mica costretto, quindi non lo puoi accusare di niente. Con quei soldi io e zia Antonio volevamo trasferirci a Boca. Questa me la paga! Quanto sei bravo tu con le chiacchiere. Queste persone campano a reddito fisso. Oh, mi sento svenire. Mi date qualcosa? Le porto subito dell'acqua. No, una bistecca. Più proteine. Noi, cara, dovremo scappare o rischiamo di arrivare tardi sulla barca di Giorgio. Guarda che sei incredibilmente insensibile. Cosa? Io sono insensibile? Non sei tu che ci stai facendo arrivare tardi ad un cocktail? Ma cosa avevo in testa? Lo sai che stavo pensando che era giusto vivere alla tua maniera? Ma di nuovo me lo dimostri quanto pesa il tuo egoismo sulle spalle altrui. Mi scusi, Francesca, io... avevo perso per un attimo la coscienza dei miei doveri. Mi scusi, io spero che non mi succederà più. Oh, ma si figuri. Capirai che l'invito per le vacanze di Natale nella mia fattoria in Toscana è annullato. Tu credi davvero che ci sarei venuto, specie nei giorni di Natale, tra i tuoi amici con mucchi di soldi ma senza un briciolo di cuore, a ridere con voi al racconto dei vostri imbrogli? No, state fra voi. I topi di fogna stanno bene solo con altri topi di fogna. Ma è io!